Benvenuti a Lumichette, l'unico show che va in vacanza! Ma non ora! Cominciamo, sigla! Belle, soprattutto quando le paghi con l'American Express nera dei papi. Scopriamo assieme lussuosi alloggi nelle mete turistiche più gettonate d'Italia. Vacanze di lusso a più non pusso. Oh, venite con me alla scoperta di queste destinazioni da urlo. Nel senso che urlerete di fronte alla vostra povertà. Guardate questo beautiful alloggio a Portofino per soli 6.800 euro a notte per due persone però, Di una settimanella intera quanto andiamo a spendere? 47.827 euro. Beh, di cui 7.000 euro di costi del servizio, la madò. Che servizio è? Perché diciamolo, siamo su un sito di affitto alloggi che fa rima con pipì. Buondì. Tuo di. Cetrioli. Cipì anche. Cipì, voglio uscire di qui. Siamo entrati su questo sito e abbiamo messo il prezzo massimo, che secondo me non fa mai nessuno. Cosa mettono i ricchi per farti venire voglia? Stanno cuocendo un ananas. Spaghetti, secondo me. Barti, non è spaghetti questa cosa qui. È un mango. Stanno facendo marmellata di mango. Mango a dirlo. Eccola. Ah, guarda, sul tagliere abbiamo limoni. I limoni, signora! E per terra hanno le stelline di rubrichette. È il segno che dobbiamo andare. Senti, sì. Alberto, paghi tu. Pensando come si può. Oddio, oh, ma si può occupare? Sai quelle cose che entri e poi non esci più? E loro devono chiamare carabinieri e poi parte un processo italiano, che quindi 10 anni li puoi vivere lì. Raga, prossima puntata delle rubrichette. Ci troviamo a Portofino. Un alloggio. Che bella la stanza dei fenicotteri. Qui hanno detto gays benvenute. Hanno il battiscopa disegnato per terra. Come noi. Nello studio di registrazione di rubrichette c'è il battiscopa. È un affresco, oserei dire. Marrone però. Di un marrone, fra l'altro, catarro, ora che lo guardo. E neanche dipinto così bene, se posso esprimermi. Mettiamo una foto o no? Secondo me sì. Di una parte buona però. Pensate che la foto che vedete è il pezzo migliore di tutta la casa. Questo bagno mosaicato. Come il nostro. Vogliamo parlare del mosaico che abbiamo nel nostro bagno? Guarda che a volte la differenza tra un ricco e un povero sta solo nelle dimensioni. Immaginati il nostro bagno così piccolo con questo mosaico qua, farebbe schifo. Qui è bello solo perché è tanto mosaicato. Ma sai che stra ragione. E poi il chioschetto interno. Qui è dove possiamo fare la nostra suora di convento fantasy. Passeggi con la sorella. E poi si scappi quando arriva il baldo giovane che vuole possederti. No, io sono solo del signore. Va bene, non ci convince. Prossima. Non sai cosa dire. Era un sternuto Elodie. Qualcuno aveva mai fatto uno sternuto Elodie? Se non Elodie. Ci sono quei momenti in cui dici, forse sono la prima persona nella storia del mondo che fa questa cosa. Prima eravamo su Airbnb. Ma questo è Airbnb Lux. Raga, esiste la versione lusso di Airbnb e nessuno ci ha mai avvisati. Chissà perché, Capannone Redentore a Venezia per soli 1.666 euro a notte. È lusso totalmente, ma è anche un capannone. Ma soprattutto una piscina al chiuso a Venezia. Questa sala che livello di umidità avrà? Avrai tutto lo sguasso alle pareti, tutte che trasudano. Ci sarà la puzza di Venezia e la puzza di cloro in un unico posto. Guarda qua in fondo, una statua di San Marco che spruzza acqua in piscina. Ah, eccola qua. È un cavallino in fil di ferro. Ma serviva anche mettere ulteriore acqua nebulizzata. Qui hanno detto, vieni a Venezia, te ne vai con le ossa che cigolano. Ci sono anche i libri sopra, hai visto, dietro delle grate. Quei libri saranno tutti... Sai quando prendevi la pioggia andando a scuola e poi avevi il libro quello croccante, cioè... con le pagine in girare, cioè... Poi saliamo sulla parte soppalcata. Per 1.600 euro non so se voglio un soppalco. La sauna, sempre per quel concetto che bisogna creare umidità. Giustamente un'altra vasca. Scusa Berto, cos'è il simbolo anarchico dentro una casa da 1.666 euro a notte? La cena a lume di candela. Raga, io non accendo una candela in sta roba tutta di legno. Vabbè che forse con l'umidità che c'è, ora che il legno si secca e prende fuoco. Abbandoniamo Venezia per questo appartamento da 10.000 euro a notte a Roma. No, scusate, ci deve essere stato un errore. No, i sacchi di terra in terrazzo. Cos'è sta roba? No, la sedia di Plastegon. Lo scarico del condizionatore dei vicini. Ma stiamo scherzando? A Roma dove? Perché magari sai 10.000 euro però è proprio dentro il Colosseo. Alla Balduina, no! Next! Oh, la Villa Sola Caviati. È obiettivamente un appetit Versailles. 12.000 euro a notte.
notte. Una settimanella, 79.200. Mi piace che specifichino pulizia avanzata. Pensa a te, se spendo 80.000 euro per una settimana ed è anche lercio. A 3.5 in Lombardia. Abbiamo capito dov'è 3.5. 3.5 sopra il cielo. Tutta sta roba qua ha solo 6 camere da letto. Le altre sono chiuse a chiave, lerce, coi topi dentro. Sono i cadaveri del 1800. La madonna, guardate questo salone. Io qua andrei con un vestito affittato da Elisa di Rigombroso. Voglio correre fra i corridoi dicendo Conte Fabrizio, Conte Fabrizio. La tavola con 3 deliziosi bouquet di mimose per dare anche un po' quell'allure di piscio caldo. Ma non sono mimose, sono rose. La puzza è la stessa, anche le rose che non sanno di rosa. Che storia è? Alberto? Alberto è spugnato questo? Sembra quelle bottiglie di champagne un po' trucido. È presente? No. Va bene. Allora, complimenti alla reggia di Versailles. Però non credo sarà la meta che sceglieremo per le nostre vacanze. Siamo un po' ciusi. Ciusi Ferrari. A novembre abbiamo Castel Porrona in Toscana. Per soli 15.000 euro a notte. Per 6 notti 90.000. I ricchi, secondo me, col fatto che sono ricchi, vanno sempre nei posti un po' simili. Invece noi che facciamo le vacanze, massimo 500 euro. Sei sempre lì che dici, ma la maniglia mi resterà in mano. Ma anche ci sarà il letto nella casa che ho prenotato. A volte ci sarà il letto. Da te, se ti ricordi, non c'era. Tiravi giù i cuscini del divano e tipo se ti stendevi sopra arrivava a metà coscia. Io mi ho messo coi piedi per terra quella volta. A volte quando uno va al risparmio. Vabbè, ma torniamo al nostro castello toscano. Io la madò, guarda che soggiorno. Ma sono i divani Ikea questi? È uguale al nostro, identico. Ma il bagno lì là? Bellissimo. Aia. Ecco, sta stanza, la poltrona che tocca al letto. Qui qualcuno ha cercato di spingere dentro mobili che si potevano lasciare nel garage. Bagno? No. Cos'è quella finestrella? Una scoreggia ci mette 3 giorni ad uscire. Cos'è sto corridoio con le poltrone? Perché sei a metà corridoio e dici aspetta che mi siedo. Hanno un problema con le poltrone. Qui qualcuno ha detto sì prendi i poltrone che tanto poi le mettiamo. Ma che bella la sala da pranzo da Mimmo e Lucia. La trattoria più gustosa di tutto il castello. Abbiamo finalmente trovato la nostra casa delle vacanze dei sogni a Borgo Finocchietto. Io ci trasferirei la residenza, così sarei un finocchietto di Borgo Finocchietto. Andava detta se non la pensavano loro. Borgo Finocchietto è località Bibbiano. Qualcuno ci parla di Borgo Finocchietto? Per soli 18.500 euro state affittando un borgo. Se ti stanchi cambi casa. Questa è la piscina comunale di Borgo Finocchietto. Guardate le tavolate che potete fare a Borgo Finocchietto. Potete invitare tutti i finocchietti. Guardate la sala degli scacchi, anche chiamata la sala della selezione prostitute, in cui si possono riunire i nostri maschi preferiti e scegliere dal catalogo. Questa invece la sala delle riunioni massoniche. La massoneria non va in vacanza. Danza. Mai. La massoneria del cellulare. La massoneria polifonica. Qui siamo davanti allo spugnato arancione. Ma perché uno fa lo spugnato? Ma è per usare meno colore? È perché il pittore vuol far meno fatica? Cioè, se ho i soldi e li spendo per lo spugnato, a sto punto pagavo le tasse. A Borgo Finocchietto l'unica cosa contro natura è lo spugnato alle pareti. Quella è la stanza spugnata arancione di prima. Ti collega a una stanza con lo spugnato giallo. Dalla padella alla brace, dal piscio alla merda. E guardate, ultima foto. Ditemi se non strizza l'occhio alla LGBTQ plus community. L'arcobaleno che sale. Borgo Finocchietto ha detto I love Finocchietto. Oh, che bel tuffo in una vita portata solamente dei grandi evasori. Smettiamola di prenderci in giro. È arrivato il momento di svelarvi dove io e Alberto trascorreremo le nostre vacanze. Vacanza senza ricanza. Parliamoci chiaro, i nostri appartamenti in affitto sono meno lussuosi di quelli visti in precedenza, ma d'altronde il lusso sta negli occhi di chi guarda. O no? Come si svolgerà la nostra vacanza? Avendo prenotato un filino in ritardo tipo settimana scorsa, non c'era un appartamento che coprisse tutta la settimana, quindi abbiamo 2 località che secondo me è anche un po' più da ricchi. 2 location esclusivissime. Partiamo dalla prima, sempre nel nostro sito che fa rima con che bordì o anche pipiripi. Andremo in vacanza con la Bettina, dobbiamo dirlo? Sì. Andiamo in Toscana. Già dall'entrata si capisce che c'è. Potete vedere questo effetto scrostato. È voluto. Come se fosse passato un camioncino con una gru sporgente. Il pavimento mi piace molto. Quasi quanto le farfalle appese nel mobile alla nostra sinistra. Le maripose. Spero siano le farfalle a chiappamosche con la patina adesiva. No, che la mosca ti prego, no. La panchina. Il proprietario ha detto, vorrei che come quarta foto voi vedeste la panchina effettivamente
ovviamente è un Instagram opportunity, un paio di foto okay. Io te le faccio. Anche nudo artistico. Poi la staccionata bianca è per i bebè. Così la nostra bebè Bettina non cadrà dalle scale. Abbiamo una foto di bebè Bettina? Il barbecue. Io spero che questa casa sia assicurata, perché l'incendio ci scappa. Bellissima verandina. Zoom, zoom. Ma forse questa è una trappola per topi? Mi stai mettendo paura, io resto a casa. Va bene. E anche un deposito legnami, perché no? Il barbecue non si accende mica da solo. Oh, prima stanzetta. Bellissima. Ma questa sarà quella questa della Bettina. Questa è quella della Bettina. Colore della stanza arancione, perché è obiettivamente un bel colore l'arancione. Sia le lenzuola che proprio la struttura del letto. Design. Hashtag comodino shabby chic. La maniglia fatta con la ceramica bianca. Decapato. È piccolo. Il proprietario deve stare attento, perché se sta in macchina magari questo torna a casa con noi. La stanza padronale. Che bel mobile. Che bel mobile. Sembra. Sai che c'è quel film horror dove c'è quel tizio che taglia le facce e ci fa le lampade? Questo secondo me è il mobile che fai con le cosce. Raga, inutile dirvi che dovete andare a seguire me e Alberto su Instagram per poi vedere le storie che faremo dal vivo. Oh, il bagno è una cartolina. Io qui mi farò il bidet da davanti. È larghissimo questo bidet. Fai stretching. È forse un'immagine piastrellata di Borgo Finocchietto. Guardate il soggiorno bellissimo con un seggiolone Gugu Gaga. Io credo mangerò sul seggiolone e voi dovrete imboccarmi. Oh, ma la cucina! Spugnato giallo evidenziatore e dietro la cucina mattone anch'esso giallo, perché c'è una visione d'insieme. È la prima volta in vita mia che vedo un frigorifero spugnato. A te era mai capitato? No. E nella mia testa pensavo, ma magari posso vivere senza. Adesso che l'ho visto dico no. Mi piacciono sempre anche i dettagli. Guardate la colonnina con un po' di post-it. Il profumatore per ambienti. Dei sassi. Ah, ma la terrazza non era legna da ardere, ma bensì un tavolino in bancale. Che sciccheria. Questo Borgo Finocchietto se lo sogna. E anche la scrivanietta per scrivere le mie memorie. Anche lei gialla. Ma Alberto, ma la lampada gialla? Che è una matita lampada? Una lampadita? Raga, ma è tornata in Italia e non ce l'hanno detto, ma abbiamo la Gioconda in casa e una lavagnata professional e il clown a destra che piange. Devono stare veramente attenti, perché viene fuori un circo. Creiamo delle situazioni, un piccolo teatro delle marionette. Non vi dico il prezzo di questo appartamento, ma posso dirvi che raggiungiamo a malapena le tre cifre. Dopo aver prenotato questo appartamento in fretta e furia, perché si avvicinava la data delle nostre vacanze, abbiamo detto, ma in che spiagge possiamo andare? E abbiamo visto che siamo vicinissimi alle spiagge bianche anche della Toscana. Wow. Per chi non lo sapesse, sono queste spiagge caraibiche. E abbiamo detto wow, abbiamo fatto il colpo. Finché com'è successo? Abbiamo visto la foto dall'altro lato. E queste spiagge sono bianche perché la sabbia è composta da componenti di scarico della fabbrica Solvay che produce bicarbonato. Quindi il bianco che vediamo sono scarti chimici. Voi direte, beh vabbè, ma cosa sarà? Farina? No, sono proprio rifiuti chimici tossici. Perfetto se hai bruciore di stomaco. Entri in acqua, ti fai un sorsetto e sei a posto. Il bruciore sparisce. Forse ecco, ti si perfora lo stomaco. Però tutto a un prezzo. Come dalla luna si vede la muraglia cinese, da Google Maps si vede proprio un punto fluorescente. Pare che in quella zona ci siano fra le 400 e le 500 tonnellate di mercurio. Gli hanno dato anche bandiera blu a questa spiaggia. Ah, quindi ma proprio comunque l'Italia resta sempre l'Italia. Non comunque ci sono ingerenze politiche. Non è che comunque la Solvay dà da lavorare e da mangiare a tutto il paese. Su Wikipedia abbiamo scoperto che anche Giovanni Paolo II, il Papa Buono, ha lavorato alla Solvay. Assurdo. Quindi la Solvay ha fatto anche cose buone. Vabbè, incrociamo le dita ed speriamo che Dio ce la mandi buona. Sì, prima di entrare in acqua, finché le dita ce le abbiamo ancora, incrociamole. Dopo i giorni al mare ci spostiamo anche nell'entroterra, sulle colline dei Chianti, e qui si alza un po' il livello, ragazzi. Abbiamo anche la piscinetta, le ragazze si trattano bene. Anche se io ho un forte dubbio su questa piscina. Ah sì, totale. Sarà piena di moscerini, sì. Mosche. O bambini. Mi piace che sul comodino c'è la tazzina per un buongiornissimo caffè. Anche qui finestre molto piccole, non si può scorreggiare. Oh, qua la cucina cotta giù un po' in legno, non le si può dire niente. Cucina sempre un ambiente pericoloso. Abbiamo questo mobile fiorito. Mi piace anche quando c'è questo flash che fa un po' horror, no? Cioè se da quel mobile uscisse Samara di The Ring. Sì, sembra la foto che fanno i carabinieri sulla scena del crimine, no? Esatto, che guardi sul gradino e ci sono le macchie di sangue. Guarda qui, ci sono quattro case, di cui una è la nostra in affitto. È una specie di Borgo Finocchietto. Sarà Borgo Finocchietto quando arriviamo noi, perché tiriamo sulla percentuale. Wow, non vedo l'ora di tuffarmi in quelle acque cristalline dal sapore bicarbonato. Ho già prenotato l'attacco ai polmoni. Per quando ritorno? Dalla regia mi dicono che dobbiamo dare il collegamento a un'edizione straordinaria del TG Rubri. A te la linea, Edoardo Gruber.
Interrompiamo la regolare programmazione per una notizia straordinaria. Ebbene sì, dopo un intenso anno e mezzo di programmazione, il famoso Varietà Internazionale Rubrichette si prende una pausa per il mese di agosto. Pausa meritata, se posso aggiungere. I due showman, autori, attori, ballerini, ma soprattutto cantanti, non hanno rilasciato dichiarazioni. Il servizio di Date a Cesara quel che è di Cesara. L'Italia si ferma di fronte a questa inaspettata decisione. Edoardo e Alberto hanno scelto di prendere una pausa da Rubrichette, l'unico show che in un anno e mezzo non aveva ancora chiesto un giorno di ferie. Sono milioni i fan che hanno appoggiato una candela davanti al loro smartphone per chiedere di cambiare idea. Eppure Edoardo e Alberto sono irremovibili. Alberto, Alberto, una dichiarazione su questa scelta? Lasciatemi in pace, vi ho detto. Ma come lo direbbe Topolino? Ho bisogno di una bella vacanzufola fuori dalle palle. Edoardo, Edoardo, molti sono delusi dalla vostra scelta, come la giustifichi? Ma posso prendermi almeno una settimana di ferie ad agosto per tuffarmi nel mare tossico della Toscana? Posso? Ma cosa faranno i rubri rubacuori nel mese di agosto? Si guarderanno le puntate scorse, ce ne sono 73. Dopo queste dichiarazioni, anche l'imparziale TG Rubri si trova d'accordo con la decisione di Edoardo Alberto. Aspettiamo allora di rivederli, più riposati che mai, a settembre. O no? Un servizio che ha dell'incredibile, ma dalla regia mi dicono che Edoardo e Alberto hanno rilasciato una dichiarazione dopo il nostro servizio, vediamolo. Se sei triste e ti manca Rubrichette, corri a vedere le puntate vecchiette. Se vuoi sapere Edo e Berti come stanno, corri su Instagram a vedere che fanno. Perché torneremo presto. E voi come state dopo questa notizia? Fatecelo sapere nei commentini qui sotto. E già che ci siete, iscrivetevi al canale YouTube. Iscrivetevi. Boom, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sempre qui, ma non settimana prossima, per scoprire assieme se la mucca che si prende una pausa è la vacanza. Grazie, ciao. Perché c'è Albano che mi guarda dalla rivista? Mi sa storta. Come siamo oggi, Gabriella? A 8-9 secondo me. Wow. Se vuoi sapere Edo e Berti come stanno, corri su Instagram a vedere cosa fanno. Se vuoi sapere Edo e Berti che fanno. Se vuoi sapere Edo e Berti come stanno, corri a vedere. Se vuoi vedere Edo e Berti come stanno. Se vuoi vedere Edo e Berti come stanno, corri su Instagram a vedere che fanno.